deve rimanere sempre alta l'attenzione verso di loro e su chi sta male. Un pensiero particolare va al mio collega Nino, che voglio bene, oltre alla vita lavorativa, per me è una persona che merita attenzione, merita di essere sempre con noi e ci auspichiamo che possa risolvere il suo problema e che possa ritornare nuovamente accanto a noi a poter sorridere i momenti belli del Vigile del Fuoco, perché ripeto, ci sono anche quelli brutti, ma noi troviamo sempre l'attimo per dimenticare la brutta, diciamo, vicenda, per portare il sorriso sia alla popolazione che a noi stessi, perché non, le cose ti devono rimanere dentro, non le puoi esternare, perché facendo questo tipo di lavoro ovviamente non puoi farti vedere che sei preoccupato all'esterno, perché se porti soccorso e ti fai vedere che